Allora, cari amiche e cari amici del canale Telegram Il Giusnaturalista, sono in questa, io chiamo mia seconda patria perché è un territorio straordinario. Siamo in Sardegna, come sapete, regione a statuto speciale, ordinamento differenziato. Siamo in provincia di Oristano, ci troviamo all'interno del Nuraghe Losa, si chiama così dal nome della località dove è ubicato. Davanti a me c'è il maestro, il professor Ivo Zoncu, che io considero veramente un fratello maggiore, che oltre ad essere un amico straordinario, è la prima persona che io e la mia famiglia abbiamo incontrato quando nel novembre del 2022 per la prima volta siamo stati in Terra Santa. Ecco, questo è uno dei nuraghi più belli, ovviamente non è l'unico perché ce ne sono tantissimi, però meglio conservati nel territorio della Sardegna. Allora chiediamo al professor Ivo Zoncu, oggi l'angolo del giusnaturalista riguarda proprio una sua breve riflessione, dove ci troviamo, che cos'è questa struttura, Ivo, e il periodo in cui si colloca. Grazie. È una struttura megalitica, una delle 20.000 sarde, perché ci sono 8.000 e passa nuraghi recensiti, ma ce ne sono altrettanti non recensiti. E inutile parlare della maestria della costruzione Ecco, dei adesso vediamo. massi. La cosa straordinaria da rimarcare è che è una struttura che si presume abbia 4.000 anni. 4.000 anni. Siamo in località Basanta, centro Sardegna, è un nuraghe facile da raggiungere perché è l'unione della superstrada 131, la 131 con la 131 bis. Insomma, come dice, è un luogo sacro da visitare. Senti, Ivo, l'ultima domanda e poi chiudiamo l'angolo di oggi. A cosa erano adibiti queste torri? Allora, le teorie sono diverse. C'è chi dice che sono state anche fortezze, probabilmente nel periodo romano sono state fortezze, punti di avvistamento, però sicuramente erano delle costruzioni legate al sacro, dove tutta la popolazione appunto si riuniva. Si dice una cosa molto bella che io ho riflettuto poi già da grande, che quando sono stati identificati come punti di avvistamento, da un nuraghe all'altro è vero che vedi il nuraghe successivo, quindi dalla costa, partendo dall'altra costa, tu hai sempre la visione di un nuraghe, quindi un segnale di fuoco in pochi minuti poteva partire dalla costa oristanese, per fare un esempio, per arrivare alla costa nuorese. Io credo che la civiltà pre-nuragica e poi nuragica, quindi prima dell'avvento dei Puni, dei Cartaginesi, in questo territorio sia un qualcosa di unico, di straordinario. Guardate la maestosità, questo è l'ingresso, e guardate la bellezza, la grandezza, veramente. Un'ultima cosa, Daniele, queste strutture megalitiche, alcune a cui è possibile spostare la pietra apicale, nei periodi solstiziali avviene un fenomeno bellissimo, meraviglioso, sacro, cioè il sole che entra e illumina la nicchia posta a nord come questa, al mezzogiorno astronomico, quando il sole è allo zenith. Ivo, grazie e buona Grazie giornata. a voi.